Benvenuti nel quarto episodio dedicato ai tutorial per realizzare le home screen Android. Prima di iniziare abbiamo bisogno di procurarci il seguente materiale: Nova Launcher, Polygon Icon Pack, Super Widget, va bene anche la versione gratuita, ed infine il wallpaper. Comunque tutti i link necessari li trovate giù in descrizione. La prima cosa da fare è impostare correttamente la griglia. Per fare questo richiamoci nelle impostazioni di Nova, schermata Home, e poi nella tab della griglia impostiamo 10 in altezza e 7 in larghezza, con il posizionamento sotto griglia attivato. Dopodiché andiamo in basso nella tab avanzate e ci assicuriamo che le due voci sul sovrapposizionamento dei widget siano attive. Fatto questo, torniamo indietro e ci spostiamo nella tab Aspetto. Da lì impostiamo il nostro icon pack Polygon. Torniamo alla Home ed aggiungiamo Widget di Super Widget dalla griglia di 7x2, l'ultimo sulla destra in pratica. Teniamo premuto e lo spostiamo nella parte più bassa della home screen. Fatto questo, lo ridimensioniamo di 5 step verso l'alto. Dopodiché, tappiamoci sopra ed iniziamo a personalizzarlo aggiungendo il primo rettangolo. Nel rettangolo appena creato, impostiamo un valore al margine Y di 50, lasciando a 0 il margine X. Spostiamoci più in basso e nella tab Colore impostiamo il seguente codice esadecimale: FF454545. Scriverlo è più rapido che copiarlo ed incollarlo dalla descrizione. Adesso andiamo più in basso ed impostiamo i seguenti valori: 420 in larghezza e 220 in altezza. Successivamente torniamo indietro ed aggiungiamo un secondo rettangolo. Impostiamo un margine Y di meno 55, lasciando il margine X a 0. Rechiamoci nella tab Colore ed impostiamo il seguente esadecimale: FF2C2C2C. Fatto questo, spostiamoci più in basso ed impostiamo 420 in larghezza e soltanto 10 in altezza. Altro giro, altra corsa, torniamo indietro ed aggiungiamo il terzo ed ultimo rettangolo. Qui impostiamo un valore al margine X di meno 140 ed un valore al margine Y di meno 60. Spostiamoci adesso nella tab Colore ed impostiamo lo stesso esadecimale di prima, ovvero FF2C2C2C. Successivamente rechiamoci più in basso nella tab Dimensioni ed impostiamo 100 in larghezza e 100 in altezza, con gli angoli a 50. Non ci resta che aggiungere l'ultimo elemento del widget. Torniamo indietro ed aggiungiamo un set di icone scalabili. Su quest'ultime impostiamo un margine X di meno 140 ed un margine Y di meno 60. Fatto questo, il nostro widget è quasi pronto. Torniamo alla home e controlliamo. Come possiamo notare, dobbiamo portare a zero la trasparenza dello sfondo del widget. Quindi tappiamoci sopra e nello sfondo impostiamo la trasparenza al massimo. Nel frattempo che il widget si aggiorna in automatico, noi impostiamo il nostro sfondo. Fatto questo, possiamo iniziare a posizionare le nostre app preferite sopra il widget esattamente come vi mostro in video. Se le app finiscono in secondo piano, allora tenete premuto sul widget e tappate su Manda in secondo piano. Piazzate le icone, la nostra home è finita e pronta all'uso, col nostro widget che ci segnala anche il meteo del momento. Carissimi, per questo video è tutto, se vi è piaciuto ricordate di lasciare un like, iscrivervi se non lo avete già fatto ed attivare la campanellina per ricevere le notifiche. Iscrivetevi anche ai miei social per restare aggiornati sui miei lavori ed interagire anche con gli utenti, e anche col canale ovviamente. Detto questo, ci vediamo nel prossimo video, a presto!